A 23 anni ha lasciato Capoverde per trovare una vita migliore. Dopo aver attraversato l'Europa 4 anni fa è arrivato a Piacenza. È uno dei 50 cittadini accolti presso l'Emporio Solidale di Piacenza, dove i collaboratori di Randstad hanno svolto colloqui di lavoro per aiutare chi è in difficoltà a trovare un'occupazione. La Casa Circondariale delle Novate ha ospitato un incontro dedicato all'associazionismo e al volontariato nelle carceri. Forniamo ai detenuti preziosi strumenti per vivere fuori una volta che saranno tornati in libertà, ha detto la direttrice Gabriella Lusi. Il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, ha firmato un'ordinanza che impone di usare sempre il guinzaglio quando si portano i cani a spasso in luoghi pubblici, portando anche museruola e sacchetti per raccogliere eventuali deiezioni. Multe da 35 a 500 euro per chi sgarra. La provincia di Piacenza è tra quelle più inquinate d'Europa e in queste settimane lo smog è alle stelle. Migliaia di piacentini rischiano di ammalarsi. Sono infatti in aumento tumori al polmone e malattie respiratorie. Se ne parla questa sera alle 21 a Star Bene su Telelibertà. Mercoledì dai sentimenti opposti per lo sport piacentino. Il Piacenza Calcio ha vinto il recupero sul campo dell'Arconatese e si è portato a soli 2 punti dalla vetta. La Gasteiz Daico Volley è stata sconfitta 3-0 in Polonia ed eliminata ai quarti di finale di Champions League. Tutte le altre notizie in tempo reale sul nostro sito liberta.it. We'll be right back.